Buongiorno, ben ritrovati, bentornati a colazione. Saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina, Michele Arcaini, consigliere comunale di Crognaleto con deleghe al turismo, ricostruzione, PNRR e sport. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi per avermi ospitato oggi qui in trasmissione. Allora, con Michele Arcaini, che si occupa anche di eventi a Nerito di Crognaleto in particolare, perché a Nerito, che è la sede dove si trova il comune di Crognaleto, si è costituito un comitato fest, oltre alla Proloco, che già organizza diverse manifestazioni, anche insomma quelle più note e più conosciute. Loro però si sono uniti, oltre 40 persone, e hanno deciso insomma di costituire questo comitato feste, che è andato benissimo già la prima uscita con la manifestazione Chalet di Vino. È stata una manifestazione molto partecipata, tra l'altro avete fatto conoscere una zona dell'entroterra di Nerito, insomma la parte alta di Nerito, che ha degli chalet molto carini ed è una bella passeggiata accessibile a tutti. Vero, è nato tutto quanto per gioco, insieme al vice sindaco Anita Ceci, che parlavamo per rilanciare un attimo la nostra zona, soprattutto la nostra attrazione. Diciamo che lei e il vice sindaco siete tutti e due di Nerito. Tutti e due di Nerito. Il sindaco di Tottea, sì. Come è composto la giunta? Tottea, sindaco, vice sindaco Nerito, consigliere delegato Nerito. Poi abbiamo l'altro assessore di Cese Castina. Sì. Poi abbiamo l'assessore al BIM che è di Crognaleto, Valentino 40. Proprio Crognaleto Paese, perché esiste Crognaleto Paese, sì. E poi abbiamo anche la frazione di Volcimbricchio, un altro consigliere della frazione San Giorgio, un consigliere a Frattoli. Era un po' coperto tutto il comune di Crognaleto. Tutto coperto in bel modo, anche molto con grande presenza sul territorio. Siete poi tutti giovani, tra l'altro, sì. A partire dal sindaco. Vero. Abbiamo un mix di esperienza, abbiamo persone che hanno avuto già una bella esperienza a livello amministrativo. Lo stesso sindaco, nonostante la giovane età, insomma, una bella esperienza alle spalle. È importante, soprattutto per noi giovani, la prima esperienza, avere il supporto loro, perché ci rimettono sulla strada giusta, non farci sbagliare, darci i giusti consigli e migliorare la salute. Noi giovani abbiamo tante belle idee, una grande forza di energia che vogliamo mettere, loro ce la danno, come è successo adesso con Chalet di Vino. Ma ne parliamo tra breve, perché prima davamo uno sguardo ai giornali, cosa ci dicono questa mattina, in particolare il quotidiano Il Messaggero, purtroppo in primo piano ancora la scomparsa di Giorgio Lanciotti, Garanzasso, droni per trovare Giorgio, la scomparsa dell'imprenditore Lanciotti, gli elicotteri sorvolano inutilmente finora la montagna, l'ultimo video a quota 3000 metri dove era arrivato, aveva postato un video su Instagram, insomma una storia sui social, poi l'escursionista diretto alla cima è sparito nella nebbia. Purtroppo c'è grande apprensione, insomma speriamo vada tutto bene, ma oggi è il terzo giorno di ricerca e come leggiamo insomma verranno utilizzati anche i droni. Speriamo che vada tutto bene. Il papà tra l'altro lo conosciamo veramente tutti, insomma a Teramo è molto noto Gloriano, gli siamo vicini in questo momento comunque di grande apprensione. Un'altra brutta notizia, purtroppo stamattina il giornale è pieno di brutte notizie, ieri si è spento a Teramo un avvocato molto noto, Luca Petrella, stroncato da una malattia, aveva 54 anni ed era il compagno dell'assessore Graziella Cordone, ovviamente le condoglianze all'assessore Cordone, ma le condoglianze a tutta la famiglia Petrella. Io personalmente anche in passato ho conosciuto bene il suo papà, che non c'è più. Poi c'è una notizia curiosa, è stata avvistata, curiosa, so, fino a un certo punto fa sorridere, ma neanche poi tanto, è stato avvistato un topo al bar dell'ospedale Mazzini, che è stato chiuso per essere sanificato. Può succedere. Sì, però l'ospedale... Però può succedere, il topo può entrare e salire ovunque, anche dove c'è la massima igiene. Noi siamo qui in questo momento dove c'è la massima igiene, il topo può entrare. Però per fortuna insomma è stato avvistato ed è una notizia che non è riportata al quotidiano Il Messaggero, che noi insomma abbiamo trattato per ieri sera, perché è successo abbastanza tardi sulla nostra pagina Facebook, anche con delle immagini. Oggi ovviamente vi proporremo un servizio ampio, insomma anche il parere dell'esperto. Ieri un grosso
questo tronco di un albero importante in via Po si è staccato, fortunatamente invadendo tutta la carreggiata, tutta la strada. Fortunatamente era un orario in cui in quella strada non passava praticamente nessuno. Quella è una strada che stamattina io per venire qui sono passata al contrario, c'è sempre la coda la mattina. Sì. Se fosse successo di mattina non oso immaginare cosa poteva succedere. Per fortuna, non è successo nulla, l'hanno rimosso e stamattina io passando ho visto che stavano terminando di sistemare proprio e di mettere in sicurezza la parte restante dell'albero. E questi sono insomma le principali notizie di questa mattina, le abbiamo lette velocemente, purtroppo più notizie brutte che buone, speriamo bene. Partiamo da Sciale Divino e poi parliamo di ricostruzione, di PNRR, di quello che è il progetto per il rilancio di queste zone della vostra amministrazione. Ma Sciale Divino, come diciamo, ha avuto un gran successo di partecipazione. Sì, sono stati fortunati, è andato bene, soprattutto con il tempo che ci è andato, che è venuto dalla nostra parte. Quello è stato un miracolo. Un miracolo, perché il giorno prima pensava alla neve. Stato due giorni prima, quando c'è stata la prima neve sul Gran Sasso, si poteva anche rischiare qualche fiume. Però è stata una manifestazione che, come ho detto prima, è nata come gioco insieme al vice sindaco Anita Ceci, perché ha detto vogliamo far scoprire le aree proprio interne di montagna delle nostre zone, di far vedere gli chalet, perché il nostro obiettivo principale è quello di far riaprire i nostri sentieri, di riaprirli con un miglioramento della segnaletica. Con il caso in futuro un sogno che abbiamo nel cassetto è di vedere nuove strutture ecosostenibili all'interno della nostra montagna. Intanto già riaprire i sentieri, già quella passeggiata lì, quella degli chalet, per chi è stato a questa manifestazione capisce di cosa parliamo, già quella è accessibile, quella è una strada percorribile anche con le auto, per cui se uno vuole fare una passeggiata a Nerito allo chalet più alto in 40 minuti lo fa in tranquillità perché c'è proprio la strada. Poi che ci sono dei sentieri in mezzo al bosco da ripulire, quello è senza dubbio più suggestivo. Però una cosa bella è che tu immaginiamoci una montagna diversa, perché la nostra montagna è bellissima, un territorio stupendo. Immaginiamoci con tutti i sentieri aperti, con una segnaletica migliore, con delle strutture ecosostenibili all'interno della nostra zona, la nostra montagna, dove queste strutture, oltre a pensare solo alla ristorazione, anche per dormire. Pensa che un giorno stai a Cese Cassino, il giorno dopo a Nerito, il giorno dopo a Fratto, il giorno dopo a Tottea. Sono località collegate tutte da insieme. Sentieri, sì. E queste strutture logicamente il privato dopo deve intervenire per la manutenzione del verde, perché il verde è un problema importante. Oggi le situazioni più difficili interviene il comune, insieme anche alla provincia o all'ente parco. Ma sono lavori che potete fare, perché lei è anche consigliere delegata al PNRR, ci sono i soldi, il PNRR permette per quelle zone la realizzazione di progetti di questo tipo? Ci sono, abbiamo parlato anche con il CAI, siamo in stretto contatto con il CAI per vedere come poter fare per risolvere queste problematiche e cercare di migliorare la nostra montagna. Perché come abbiamo detto prima, con lo Sciale Divino, quelle persone sono venute, hanno visto questi tre sciale privati, che è stata una cosa bellissima, sono rimasti tutti contenti, hanno detto guarda, non vediamo l'ora di vedere la seconda edizione. Credo, mi posso permettere di dire una cosa, e questo ovviamente è un complimento che vi faccio, anche se in alcuni momenti avete dovuto gestire l'imprevisto di più gente del previsto, tanto per fare uno scioglilingua. Che voi speravate in una buona partecipazione, ma secondo me sono arrivate, non dico il doppio delle persone che speravate arrivassero, ma quasi. Il giorno prima, perché il comitato è composto da 40 persone, tutte del luogo della frazione di Nerito, e il giorno ci sentivamo perché hanno detto ma domani quante persone verranno con te? Quando hanno visto tutte quelle persone dentro di loro hanno detto mamma mia quante... Come facciamo a gestire? Invece hanno dimostrato nuovamente che con il cuore, con l'aiuto, con l'unione di tutti siamo riusciti a fare una cosa bella. Secondo me, tra l'altro, tra le imprese, almeno io che sono di quella zona, inutile che lo ripeto tante di quelle volte che sono diventata anche stucchevole, io ho notato tre cose importantissime che avete fatto e ve l'ho detto. Vabbè, la prima, portare tutta quella gente in una zona bellissima ma sconosciuta, e secondo me buona parte di quelle persone, se una domenica
non sanno che fare, quella passeggiata se la fanno, perché poi tra l'altro il popolo della zona dell'entroterra Teramano di Crognaleto è un popolo accogliente. Se vi fate una passeggiata e qualcuno dentro quegli chalet la domenica c'è, trovate da mangiare e trovate anche compagnia, perché le chiunque passa lì si mangia e si beve, o sconosciuti o conosciuti, ci si siede, un bicchiere di vino, qualcosa da mangiare si trova sempre. È vero, perché quello che hai detto dell'accoglienza, tutti il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto: Michele, guarda, prima di fare la camminata siamo fatti un giro per il paese, e l'accoglienza che abbiamo trovato dalle persone che ci hanno ospitato a casa per prendere un caffè e non ci conoscevano, è stata una cosa stupenda. Sotto il profilo dell'accoglienza, il nostro comune, ma tutte le aree interne, tutte le aree interne, Tottea è famosa, insomma, per essere un paese accoglientissimo. Cioè sono paesi dove se uno ha una voglia di prendersi qualcosa se lo deve prendere per forza, c'è poco da fare. Non te ne puoi andare, non ti fanno uscire. Esatto, l'accompagnamento, come si dice dalle nostre parti, è obbligatorio se qualcuno lo offre. Poi il fatto di aver messo Annerito in particolare, che non è proprio un paese festaiolo, no? Le feste di Tottea le conosciamo tutte, Annerito fa feste molto più sobrie, soprattutto perché insomma Tottea veramente oramai è al livello delle grandi città per ospiti e per persone. Questa volta aver messo insieme 40 persone che la pensano tutti nella stessa maniera, io che sono di Annerito, io ho fatto un miracolo. Vabbè, è stato perché tutti quanti ci siamo accorti che dobbiamo essere uniti. Come dico sempre, dobbiamo pensare alla parola noi, perché solo insieme, solo uniti, solo facendo squadra possiamo fare queste cose. Perché se ognuno va verso la sua direzione, poi non si fa nulla e si possono fare delle feste che sono uno spreco di tempo e di denaro. Però è stato bello anche l'aiuto che ci ha dato la Proloco con il presidente Irene 40, che è stata molto disponibile, ci ha dato una mano, ci ha dato anche dei consigli per realizzare questa manifestazione. Quindi i complimenti vanno anche a lei e a tutti quanti. Però come hai detto anche tu, il nostro comune offre tante cose. Tottea, vabbè, l'Adice, quest'anno è stata conosciuta anche a livello nazionale con 105. Sì. Però tutte le frazioni fanno qualcosa. Abbiamo per esempio Albi, che fa la sagra dei vignocchi, dei sorgetti. Abbiamo e Albi si trova vicino a Tottea, per chi volesse insomma visitare queste zone, vediamo anche le coordinate per andarci. Se qualcuno magari è andato a Tottea, ad Albi, al posto di andare verso sinistra all'incrocio si va a destra e si va ad Albi. Quindi allora scendendo, poi risalendo abbiamo Cesa Castina, che fa, grazie anche all'assessora Anna Forti con la festa dell'acqua, è rinata la Proloco. Abbiamo il Rente per far vedere anche meglio le 100 fondi, che è una località conosciuta. Poi abbiamo a Frattoli, abbiamo, grazie che viene gestito al nostro consigliere Adriano Marino, abbiamo anche una biblioteca. Discendendo abbiamo Frattoli, c'è anche un ristorante oramai famosissimo, c'è poco da dire, quella è già conosciuta, ed è Araldo. Uno dei motivi, Araldo, per cui tanta gente conosce le nostre zone, grazie anche ad Araldo, che ha deciso di, nonostante insomma lo spopolamento, di aprire questo ristoro, e va fortissimo Araldo, che cucina anche molto bene. Poi abbiamo verso la zona di San Giorgio abbiamo la festa della pastorizia, a Senarica abbiamo la festa della castagna. Ma torna quest'anno? Sì, per forza. Quando è che la fate? Non possiamo anticipare, però a breve per forza, perché poi se su comincia il freddo ci siamo, massimo entro ottobre va fatta. Poi abbiamo appoggio un bricchio la testa del tartufo, e poi ritornando abbiamo a Crognale, a Annerito, abbiamo oltre a testa e porcina abbiamo due eventi importanti che sono caratteristici della nostra frazione. Abbiamo le rede, e a Natale abbiamo la festa, il fuoco di Natale, che quelle sono tradizioni che nemmeno possono essere inquadrati dentro le feste, perché sono delle tradizioni millenarie, insomma, che però sono delle tradizioni caratteristiche belle, che forse il fuoco unico con quel modo con insomma le caratteristiche di quello di e anche lì si rivede tutta l'unione delle persone, perché ci sono i ragazzi del posto, non c'è né comitato né Proloco, ma sono i ragazzi che prendono, fanno una raccolta di fondi con tutte le famiglie e fanno questo fuoco. E poi non ci dimentichiamo anche un bellissimo turismo che abbiamo, che possiamo sviluppare, che viene fatto a Crognaleto con la fiaccolata della Madonna della Tibia. Ma lì c'è la Madonna della Tibia, che oramai è anche quella è meraviglioso il posto, è meravigliosa la chiesa, c'è la rievocazione proprio. È ad agosto, vero? L'8 e il 9 agosto. Lì il merito che rende questa manifestazione, rende
questo posto molto bello, grazie anche all'impegno che mette ogni giorno il consigliere assessore al BIM Valentino 40. Quindi vedi, siamo un gruppo. Valentino, tra l'altro, 40 è una persona che si è sempre data molto da fare per il territorio, insomma, è iperattivo, sì. Quindi siamo un gruppo bello, unito, genere capitanato dal sindaco Orlando, il quale noi gli diamo sempre delle idee, lui cerca di farcele realizzare tutte quante. Abbiamo per esempio realizzato con la delega allo sport, abbiamo fatto sport e periferie, abbiamo vinto il bando per la riqualificazione della struttura sportiva, perché dobbiamo renderci Annerito, perché a Annerito abbiamo anche una squadra di calcio che è composta dall'80% da giocatori del posto e quindi permette tutto l'anno di far conoscere il nostro territorio. Annerito ha una tradizione calcistica importante e sono nati anche, ne voglio ricordare uno su tutti perché non c'è più, ma lo ricordo con grande affetto, Gino. Che è stato un grande giocatore, che sì, insomma, poi ha lasciato perché non era proprio inquadrata la Ronaldo maniera, però è stato un giocatore, anche il fratello Bruno, parliamo Gino e Bruno D'Innocenzo, sono stati due giocatori che hanno giocato a ottimi livelli, E diciamo che loro permettono di far conoscere il nostro territorio a livello provinciale, perché lo sport è importante, il turismo, cioè non è solo lo sport, il calcio, quello che riguarda tutto lo sport. Abbiamo, possiamo con le camminate, con il trekking, dove abbiamo Davide, che è uno degli esperti, uno degli esperti più importanti che la montagna possa avere, che è alpatentino. Abbiamo anche adesso Di Giulio che è alpatentino per il trek, per le biciclette, per le bike. Quindi il nostro territorio abbiamo tutto, Basta farlo però conoscere. Sì, e ci stiamo provando e sono sicuro che ci riusciremo, ci vuole un po' di tempo, perché non è facile. Però da qualche parte bisogna iniziare, se non si inizia non si arriva mai. No. E quindi abbiamo fatto con lo sport e periferia adesso la riqualificazione di tutto il campo sportivo, con la ricostruzione a breve partiranno i lavori per gli edifici pubblici che riguardano le scuole di Nerito, le scuole di Cese Castina, di Cervaro e di San Giorgio, quasi 6 milioni di euro di lavori. Le scuole per la riqualificazione, perché sono due, cioè, la si verranno riqualificate. Ci vanno a scuola quelli in Nerito. Abbiamo la scuola dell'IKEA dove vanno adesso. Questa che verrà fatta adesso verrà demolita, ricostruita con tutti gli sismi. Ah, verrà proprio demolita vecchia scuola. Verrà demolita, lo so, però dobbiamo guardare oltre, bisogna andare avanti, lo so, i ricordi. Quello è un po' come è successo per il municipio, no? Lì quella era la sede della vecchia scuola, è stato rifatto. Però adesso abbiamo un bellissimo municipio adesso, ma soprattutto è adeguato, insomma, al comune. Prima erano edifici vecchi, non andava bene. Dobbiamo guardare anche il futuro e anche pensare che i bambini che ci sono all'interno del territorio possano avere anche una struttura migliore, antisismica. Già adesso c'è. Però quella struttura può essere utilizzata anche per altre cose, per altre situazioni. Abbiamo fatto anche col PNRR, abbiamo digitalizzato il comune, abbiamo fatto l'abbattimento delle barriere architettoniche nel cimitero di Nerito, abbiamo messo delle colonnine elettriche per le macchine elettriche in diverse frazioni, l'efficientamento energetico nella scuola di Senarita. E in più sono ripartiti con la nostra amministrazione, sono stati fatti la nostra amministrazione 33 edifici privati, sono stati completati per ciò che riguarda la zona sisma. E abbiamo altri 2 milioni di euro già stanziati per la ricostruzione privata. Poi abbiamo degli uffici tecnici ottimi, eccellenti, che un'amministrazione senza uffici tecnici non è. Beh, tutte le amministrazioni senza gli uffici, non solo tecnici, non vanno da nessuna parte. Quindi abbiamo, secondo me, faremo bellissime cose e rilanceremo il nostro stupendo territorio, perché poi non ci dimentichiamo che a me quello che mi dispiace tanto del nostro territorio, lo sviluppo turistico, che noi abbiamo Roma vicino, cioè la gente mi dice, cioè andiamo al mare, turisti che scendono a Roma con l'aereo, prenoleggiano un mezzo, vanno col bus e vanno al mare, a Roseto, a Gignano, e sono bellissime, però dentro di me dico, ma come? Devono andare fino a lì, è la prima uscita della provincia, e quella di Pollevara. E poi si fanno le capannelle, sì, che sono d'estate, ovviamente, perché d'inverno c'è un po' di neve, che sono adesso comunque con la questione del grande traforo, forse nel male, tra virgolette, perché insomma devono avere il traforo per 45 giorni quasi non percorribile, perché voglio dire, lì hanno deciso di
5 minuti e 30 minuti di attesa, sì. Cioè se uno arriva che la macchina ultima quando chiude devi aspettare 30 minuti, se c'è la coda pure uno. Qui immagino che molti faranno uscite alternative o addirittura le capannelle, che sono bellissime. Sono una cosa favolosa, quindi secondo me è ora che il turismo montano delle aree interne deve iniziare a essere sviluppato. Bisogna... C'è un altro problema però, lei parla giustamente di turismo perché lei è l'assessore anche al turismo e sono d'accordo con lei, per rilanciare quelle zone bisogna spingere sul turismo, ma per rilanciare quelle zone bisogna anche spingere sul ritorno degli abitanti di quelle zone che sono andate via, il famoso spopolamento. È vero che ci sono famiglie giovani, il fatto che ci sia ancora una scuola a Nerito in altre località significa che comunque non se ne stanno andando tutti, perché le scuole significa l'asilo, le elementari, per cui ci stanno i bambini. Però lo spopolamento è un altro grande problema. Per fortuna adesso molte case terremotate sono state messe a norma, ricostruite, sono state rese antisismiche, almeno d'estate la gente comincia a tornare, ma subito dopo il terremoto del 2016-2017 c'è stata proprio la morte civile. Questo si vede anche, è stato visto anche nella zona qui del Teramano che è successo un po' lo spopolamento. Sì. Noi stiamo cercando di combattere questo spopolamento attraverso anche dando dei servizi. Abbiamo messo l'analisi al domicilio. In tutti i territori le banche chiudono e noi siamo riusciti a riaprire ad Aprati a riaprire una filiale. Anche se uno sportello con diverse funzioni, tutto automatico, però ci abbiamo riaperto un servizio. E vedere un privato, una banca marchigiana che riapre il nostro territorio, quindi un privato che viene nel nostro territorio, è qualcosa di stupendo. Perché qualcosa di positivo, perché vuol dire che il nostro territorio è importante, ci sono cose da fare, da sviluppare. Tu mi dici lo spopolamento, quello che ti dico io prima, ti parlavo del turismo, per esempio tu apri queste strutture all'interno della montagna, queste strutture danno posti di lavoro. Certo, uno non se ne va per cercare lavoro altrove. Porta sviluppo economico, e tu per creare un turismo non solo estivo, anche primaverile, autunnale, invernale, quindi tu crea le persone, ok, io vengo lì, investo. Ci saranno 10, 20 strutture, quelle 20 strutture danno posti di lavoro e quindi tutte quelle persone rimangono lì, nel nostro territorio rimangono. Lo so, ci sono delle difficoltà, delle logistiche. Ma sono tutti i tempi. Quando si pensa, giustamente si progetta, no, una... ci vuole, adesso c'è un'idea di questo tipo. Ci vuole l'aiuto poi... di tutti, c'è l'aiuto del parco, della provincia, della regione, bisogna sedersi a tavolino. I sindaci soprattutto devono sedersi a tavolino e dire cosa vogliamo fare della nostra montagna, vogliamo lasciarla così in queste condizioni? No, anche perché tra le altre cose c'è sempre di più la ricerca in questo, io lo chiamo il mondo, è diventato un mondo rumoroso, questo mondo rumoroso siamo tutti un po' di più rispetto a prima alla ricerca, sì, del divertimento, magari più giovani, ma della tranquillità, dello stare bene, dello stare in pace, quelle sono zone dove veramente la mente si apre. Quindi se si riesce a trovare un accordo tutti uniti, andare avanti e cercare di sviluppare la montagna, perché è qualcosa di spettacolare, la nostra montagna è stupenda, bisogna solo adesso intervenire con dei progetti importanti e rilanciare il turismo delle nostre aree interne, perché come ripeto Roma è collegata con tutti gli aeroporti, non solo italiani, europei, ma anche internazionali, quindi creare, molte volte ci sono delle persone che vanno a Londra con delle compagnie che non le portano nel tren da Londra, ma in zone che dovevano prendere un pullman e fanno fare 2 ore di percorso per portarle a Londra. Quindi non riesco a capire per quale motivo uno non può prendere un pullman da Roma o per le capannelle o l'autostrada con l'uscita di Colledara e venire e fare nelle nostre... tutte le zone interne. Bisogna crederci sulle idee, sui progetti e rilanciare le nostre montagne. Se non ci si crede, allora... Anche perché c'è un dato, io l'ho riscontrato, e l'ho riscontrato anche a Chalet Divino con persone che conosco e che per la prima volta sono state a Nerito e nella zona alta dove siamo stati tutti per questa manifestazione. Io ho ricevuto anch'io le telefonate di gente che mi ha detto: ma quanto è bella Nerito, oddio quanto siamo stati bene, ma sei un paradiso. Allora se la gente che arriva per la prima volta lì comunque si trova bene, si trova la giusta dimensione che cerca, bisogna spingere per farcele tornare queste persone. Quello che dice è tutto vero e noi ci stiamo cercando. Stiamo cercando anche di avere un colloquio con l'Università di Teramo, per esempio stiamo cercando e speriamo di portarlo a termine. È un accordo con Scienze della Comunicazione, con gli studenti, perché lo studio è importante, però bisogna abbinare lo studio anche al lavoro, cercare agli studenti di far fare uno stage
durante il percorso degli studi, per esempio nel nostro comune o nell'altro comune all'interno, per lo sviluppo del marketing, dello sviluppo territoriale, far conoscere meglio il nostro territorio, ossia progettare meglio il sito del comune, far vedere tutto quello che abbiamo all'interno del nostro territorio, perché abbiamo tutto, ci sono strutture ricettive, far vedere tutti i paesaggi che abbiamo per far esplorare anche all'esterno, di fuori della nostra provincia, quindi avere un aiuto da parte dell'università. Gli studenti sono contenti perché quando escono dall'università, dagli studi universitari, già hanno effettuato uno stage, quindi già possono essere messi nel mondo del lavoro. Certo. A noi come area interna è importante perché fanno crescere la nostra visibilità. Quindi ce la stiamo mettendo tutta per dare. Questo è evidente, devo dire che in questo momento si parla, fortunatamente insomma anche gli organi di informazione vi danno ampio spazio, perché evidentemente le manifestazioni meritano insomma attenzione e fanno notizia. È vero, fanno tanta notizia, però il merito è anche di tutte le persone. Sì, perché poi lì come dicevamo prima, è un paese che poi accoglie e si unisce tutto quello che si organizza, come il fuoco di Natale. Guarda, ho visto la stessa partecipazione il giorno di Sciale di Vino. Il Sciale di Vino è stata anche una bella cosa gastronomica, abbiamo fatto provare alcuni prodotti. Ecco, questo non l'abbiamo detto, non era solo la camminata. Sì, abbiamo fatto provare i prodotti, inoltre è stata anche una camminata inclusiva, sì, perché l'inclusione è un tema c'erano importante. C'erano i ragazzi di Rurabilandia. È un tema molto importante che bisogna sviluppare, perché l'inclusione noi ci stiamo mettendo il cuore e l'anima per fare tutte le manifestazioni inclusive, perché mi ricordo 2 anni fa quando abbiamo fatto la prima manifestazione inclusiva con dei ragazzi, con delle giovette, mi hanno dato un'emozione indescrivibile, perché vedere queste persone che sorridevano per solo questa semplice camminata dentro di me mi ha fatto capire che forse persone diverse siamo noi, sì, perché noi abbiamo tutto e ci lamentiamo di tutto, mentre loro hanno solo come obiettivo di vivere di sereni e felici, e se la godono, se la godono più di noi, e fanno bene, siamo noi quelli sbagliati, assolutamente sì. Progetti per il futuro, e poi ci salutiamo, almeno quelli immediati. Adesso c'è il fuoco di Natale, ma quello quasi va da sé, sì, nel ormai senso che si... Abbiamo adesso ci incontriamo, io ti parlo della frazione di Nerito, per gli altri progetti se vogliamo tenere un attimo. Parliamo di Nerito. Di Nerito penso a fine metà ottobre ci rincontreremo con la Prologo, con tutto il comitato, e cercheremo di portare avanti dei progetti del 2025. Logicamente col fuoco di Natale cercheremo di fare qualcosa anche intorno al fuoco. Non solo il fuoco, ma anche manifestazioni collaterali. Laterali al fuoco. E poi ti daremo aggiornato, come facciamo a non tenere aggiornato a te? Io aspetto notizie buone, ovviamente. Ottime. Ottime, bravo. Esageriamo, già che siamo partiti, esageriamo, perché intanto è giusto che tutte le aree interne, che sono bellissime, tutte vengano rilanciate, e magari cominciamo a tornarci pure a vivere. Chi può ha una casa, adesso le case anche sistemate dopo il terremoto sono più sicure, più vivibili, per cui se non tutti i giorni, ma chi ha la possibilità di starci nei fine settimana, già noi che siamo del luogo, se cominciamo a rifrequentarle di più, già facciamo volume. Dopodiché gente porta gente, io penso questo, per cui ognuno di noi ci deve mettere il suo per... Sì, ognuno fa la sua parte. Di Nerito e viva Nerito, insomma, vuol dire, io se va bene sono sempre felice, e ci vediamo domenica, perché domenica devo salire a fare una frega di faccende. Lasciamo perdere a proposito di case. Ci vediamo su domenica, cioè ci vediamo se mi viene a trovare a casa, sì, perché no? Io sarò impegnata con la parmanza, con il fazzoletto e con i guanti a pulire la casa. Va bene. Dunque mi trasformo per le pulizie della casa, insomma, che va riaperta il prima possibile, però in virtù di quello che dicevo, quando si può bisogna chi ha un appoggio, chi ha una casa deve tornarci. Anche chi ha una casa, se vuole, poter fare anche degli affitti a breve, dare delle energie, quello è anche, insomma, fare sviluppare gli affitti a breve, perché una persona viene il fine settimana, sì, tu la casa ce l'hai chiusa, sì, sì, la persona ti viene il fine settimana, quei 3 giorni, dopo la camminata intanto consuma nel territorio, e nel territorio sta lì, le case intanto le apri, perché le case chiuse, che rimangono chiuse, che ne puoi sapere, sì, che tra tante persone qualcuno non decide di comprare casa e tornare proprio lì, esatto, a vivere.
Bene, complimenti all'amministrazione, viva le zone interne tutte quante, ma come viva pure il mare, ma noi viviamo in un paradiso qui in Abruzzo, per cui dobbiamo solo essere un po' più bravi a promuoverci, tutto qua. Grazie a Michele Arcaini, complimenti all'amministrazione di Crognaleto, buon lavoro, in bocca al lupo e continuate così. Grazie anche a voi per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, arrivederci.